Una kill, non si sa. Ti prego, una kill nella tua Cristo di vita. Riesci a farlo? Ti tengo a dire solo una cosa: non sta andando la D. Cioè, ho cambiato un tasto. Cioè, puh, mi ha cambiato un tasto e non mi va la D in questo momento. Fermi, non posso andare a destra. Come faccio? Niente. Ecco, muoio, ecco come faccio. Fiorino, guarda, io ho 48 di vita. Ci vediamo. Guarda, non ci sono. Puh, come ci mette i muri indistruttibili col tuo? Lo vorrei sapere anche io. In questo momento ci troviamo all'interno di un cinema e ci dovremo passare tutta la notte. Potremmo giocare a Fortnite, Stumble Guys, far di tutto oppure guardare dei film. Ma c'è solamente una regola: non possiamo addormentarci. E chi si addormenta subirà una penitenza molto dolorosa. Quindi la possiamo fare adesso una partita Fortnite? Possiamo fare una partita Fortnite con quel computer potentissimo che c'è là in fondo? Ma dovrete meritarvelo. Infatti all'interno di questa sala gigantesca si trova una tastiera. Ed il primo di voi che la trova potrà competere per 100 euro in una partita di Fortnite. Buona fortuna, avete 5 minuti a partire da ora per trovarla. Io direi di partire subito. Magari nei posti più strani del mondo. Potrebbe essere benissimo tutto questo. No, ci sono tantissime poltrone, ma non so quale sia quella giusta. Riga, non si trova nulla. Ecco i miei competitor che la cercano. Guardali, guarda, guarda come corre questo. Cosa mi dice che... Qualcosa mi dice che sia da queste parti qua. Non mi rompa, non mi rompa, signor Ferro. Io so che esattamente qua sotto, da qualche parte, la troverò io. Da nessuna parte, ragazzi. Sì, fratello. Che fratello c'è? Da qualche parte? Lo so io, no, lo so io qua dietro. E Refe, signori, la tira. No. Quindi sarà lui prima a fare la partita di Fortnite. La vuoi fare tu? No. E invece la facciamo. La faccio io, sì. Vai, è mia. Grazie mille, Refe. Ferro, ho trovato la tastiera. Adesso è arrivato il momento, fratello, di fare una bella partita. Io sono carichissimo. Okay. Se fai più di 5 kill ti do 100 euro. Ti dico solamente così? Così a caso. Okay. L'accetto volentieri come sfida. Però 5 kill con questo schermo gigantesco, non so quanto tu riesca a fare. Beh, zio, allora, figo intanto è figo, ma più per voi da vedere forse che per me da giocare. Però fermo. Adesso pusho tutti, zio. Attenzione. Zio, sento una persona. Aiuto. Ma dietro. È sopra sotto. È sopra, Ferro. No, fermi, ma non è quella la persona, quella è la cosa brutta. Devo dire una cosa: abbiamo già giocato, abbiamo fatto qualche partita, però è una mira schifosissima. Ah, sarà molto difficile. Attenzione, in questa maniera morirà. Ma poi ti siedi da con la I, ma sta cosa cos'è? È perché Po ha messo i suoi tacchi. Aspetteranno 49. Era morto. Facciamo durato meno di facciamo così. Facciamo un secondo tentativo, questa volta ci riuscirai. E mi raccomando, ricordatevi che l'unica regola è non dormire. E per questo video devo ringraziare Next per la fornitura di questo computer che ci hanno dato in prestito, è davvero fantastico. Ed inoltre Nvidia che ci hanno prestato questa nuova 3060 davvero potentissima, che ci permette di attivare delle opzioni come il DLSS, che rende i frame rate di gioco molto più fluidi e le immagini molto più nitide. La seconda opzione che possiamo attivare è il Ray Tracing, che ci permette di avere un'illuminazione migliore in game, simulando il comportamento dell'occhio umano una volta esposto alla luce. Inoltre migliora anche le ombre, portando il gioco a un livello successivo. Ed infine, se come me siete dei veri e propri pro player, potete attivare anche l'Nvidia Reflex, che vi permette di diminuire i tempi di latenza, dandogli un vero e proprio vantaggio competitivo in gioco. Detto questo, continuiamo con il video. Questa volta proviamo ad atterrare all'albero, tipo quella mega gigantesco. Qua ci dovrebbero essere un bel po' di persone. Ce la potresti fare? Teoricamente sì. Una kill, non si sa. Ti prego, una kill nella tua Cristo di vita. Riesci a fare? Spero, zio. Fammici provare, non è così tanto facile. Attenzione, il primo nemico davanti, signori. È scarso, Ferro ce la potrebbe sì, fare. Uomo. Se la porta a casa. No, vabbè, ragazzi. Ok, let's go. Ragazzi, ci tengo a dire solo una cosa: non sta andando la D. Cioè, ho cambiato un tasto. Cioè, puh, mi ha cambiato un tasto e non mi va la D in questo momento. Dei casini assurdi, va bene così. C'è altra gente, quindi riuscirci. Che gli sta sparando e lo sta anche uccidendo. Comunque la grafica è morto, assurda, fratello, morto. È praticamente morto. Mi prego, non morire, non morire. Fermi, non posso andare a destra, come faccio? Niente, ecco, muoio, ecco come faccio. Porti davvero sfiga, posso dirtelo. Terzo tentativo, ti do un'altra opportunità, ma questa non la puoi sprecare, fratello. No, zio, sono carico veramente. Zio, ci sta un taxi. Sparalo, mio fratello! Mio ce la potevo! Oh, mi ha preso un vuole che stai sul taxi. Ha pochissima vita. Aiuto! Almeno una kill. Bravo, è salito sopra! Saluto. Non so come ho fatto il signorino, culo. Guarda, io ho 48 di vita, ci vediamo. Altra gente davanti, fratello! Fatemi correre, aiuto! Se riesci a scappare da questa roba, giuro, ti faccio una statua. Attenzione, altra gente davanti, signori! Lancia il fortino portatile, è proprio lui, Ferro! Ce l'ha davanti! Allora, piccoli problemi tecnici con la mira, e quelli ci sono sempre, purtroppo. È la cosa brutta. È morto. 16 di vita, raga. È morto. Non riesce a fare neanche una kill. Curati, curati. Ma guarda, non ci sono. Oh, ma come ci metto i muri indistruttibili col tuo? Lo vorrei sapere anche io. Ma che cavolo, io mi sento i tasti. Non c'è sì, più il tasto, sì, zio. Sì. È morto, Ferro è morto. Non è non vero. Funziona, si è mancato no. Tutto. No, raga, è morto. È morto, è morto, grazie, è morto. Addio. Addio, amici, addio. Questa è colpa di Pua. Ragazzi, Pua si è addormentato e voglio vedere se riusciamo a fare una piccola penitenza.
lui non si doveva addormentare. Cioè, questa era l'unica regola. Ma cosa devo esagerare? No, un piano, una linea. Proprio. No, però no, non voglio. Voglio fare una cosa più carina. Ok? Prova. Mi sei addormentato o sbaglio? Cos'è che avete fatto? Perché no, è una faccina sorridente. No, perché c'è il pennarello in mano? Perché c'è il pennarello? Ma ti avete l'impronta in bagno magari? Ma cos'è sta roba? Ma te, allora, vabbè, sembro, ti sei addormentato, quindi sei ufficialmente eliminato dalla sfida. Adesso andremo a scoprire chi è il vincitore. Dopo l'ultima challenge ci siamo addormentati letteralmente tutti e questa è la situazione al mattino. Detto questo, direi che la challenge l'abbiamo persa. Uscite tutti immediatamente dal cinema perché purtroppo non è nostro, quindi via. Ciao.